Dopo tanto discutere, annunci a sorpresa e rovinose marce indietro, il termine ultimo per presentare le firme e le liste elettorali si approssima rapidamente. Infatti per le candidature si dovranno presentare 250 firme autenticate entro il 4 di aprile anziché l'8, come precedentemente annunciato dal Ministero degli Interni. Approssimarsi dei termini che non spaventa però gli ultimi indecisi. Dopo tanto parlare negli ultimi giorni sulla possibilità dell'attuale assessore all'ambiente e leader di Progetto Lucca, Maurizio Di Nelli, di proporsi come candidato sindaco alle prossime elezioni, ecco giungere l'annuncio ufficiale. Un nuovo candidato quindi nella rosa del centrodestra, che già da stasera entrerà nelle case dei lucchesi attraverso 20.000 telefonate che inviteranno i cittadini a mobilitarsi, a incontrare e a confrontarsi con il candidato a sindaco per decidere insieme il futuro di Lucca. L'invito di Maurizio Di Nelli a partecipare alla cosa pubblica vedrà il primo incontro nella circoscrizione del centro storico in piazza San Gregorio sabato alle 17. Domani è attesa anche l'ufficializzazione del candidato del Movimento 5 Stelle, mentre appare sempre più improbabile che alcune liste minori, tra le quali quella dei giovanissimi Ribalta Lucca, possano arrivare a presentarsi a maggio. Proseguono anche le presentazioni dei candidati nelle liste civiche di supporto. Domani sarà la volta della lista di riferimento dell'assessore Moriano Bruni, che assieme al consigliere Mura ha dato vita alla lista Noi per Lucca al Centro, nella quale sembra possa entrare anche Antonio Rossetti, ex candidato sindaco nel centro-sinistra nel 1997, quando la sinistra andò alle elezioni proprio con Rossetti e Lazzarini, lasciando via libera al primo mandato Fazzi.